Allora, adesso arriviamo alla prima operazione che si può fare nella divisibilità. Questa operazione si chiama scomposizione in fattori primi e come tutte le operazioni hanno un risultato. La scomposizione in fattori primi ha come risultato la forma fattoriale, cioè il nostro obiettivo è scrivere un numero sotto forma di fattori primi, chiaramente potenze di fattori primi. Allora, per esempio, scomponiamo in fattori primi il numero 20. Scriviamo il numero 20, scriviamo alla sua destra una linea verticale e al di sotto scriviamo 20 uguale. Di fronte all'uguale dovremo mettere la forma fattoriale. Vediamo, per quale numero primo è divisibile il numero 20? Partiamo dal più piccolo. Chiaramente faremo ricorso e uso dei criteri di divisibilità. Qual è il numero primo più piccolo? È 2. Un numero è divisibile per 2 se l'ultima cifra a destra è pari o 0. E 20 termina con 0, quindi è divisibile per 2 e i divisori li scriviamo a destra della riga. Poi prendiamo in considerazione la prima cifra a sinistra. Il 2 nel 2 quante volte ci sta? Ci sta una volta senza resto, con resto 0. Il 2 nello 0 ci sta 0 volte. Ora il 10 è ancora divisibile per 2? Sì, perché termina con 0. Quindi scriviamo di nuovo 2. Il 2 nell'1 non ci sta. Prendo due cifre. Il 2 nel 10 ci sta 5 volte. 2 per 5 è 10. Ora il 5 è ancora divisibile per 2? No, perché il 5 termina con cifra dispari. Quindi non è divisibile per 2. Il 5 è divisibile per 3? Un numero è divisibile per 3 se la somma delle sue cifre è multiplo di 3. Ma il 5 non è multiplo di 3, non è nella tabellina del 3. Quindi non è divisibile per 3. Andiamo avanti. Qual è il numero successivo al 5? Al 3? Il 5. Il 5 è divisibile per 5? Un numero è divisibile per 5 se l'ultima cifra a destra è 0 o è 5. Quindi sì, è divisibile per 5. E il 5 nel 5 ci sta una volta. Ok? Ora scriviamo il numero in forma fattoriale. Il 20 è fatto dal 2 e dal 5. Però il 2 è presente due volte e quindi metto come esponente 2. Quindi il 20 è uguale a 2 alla seconda per 5. Sostanzialmente è una divisione. Vediamo un altro numero. Scriviamo la forma fattoriale del numero 45. Come al solito, una linea verticale sulla destra. Alla base scriviamo 45 uguale. Allora, il 45 è divisibile per 2? Un numero è divisibile per 2 se termina con una cifra pari o con 0. 45 termina con 5, che è una cifra dispari, quindi non è divisibile per 2. Vediamo allora se è divisibile per 3. Un numero è divisibile per 3 se la somma delle sue cifre è un multiplo di 3. 4 più 5, 4 più 5 è 9. 9 è un multiplo di 3, quindi è divisibile per 3. Il divisore lo scriviamo sulla destra. Partiamo dalla cifra più a sinistra. Il 3, quante volte è contenuto nel 4? Il 3 nel 4 ci sta una volta col resto di 1. Il resto di 1 lo scriviamo a sinistra della cifra successiva.
l'1 con a fianco il 5 fa 15, il 3 nel 15 è contenuto 5 volte. Ora, il 15 è ancora divisibile per 3? 5 più 1, 6. 6 è nella tabellina per 3. 2 per 3, 6. Quindi è divisibile per 3. Quindi il 3 nel 15 ci sta 5 volte, perché 3 per 5 è 15. Il 5 non è più divisibile per 3. Il 5 è un numero primo, è divisibile solo per 1 e per se stesso. Quindi dividiamo per 5, il 5 nel 5 ci sta una volta. Qual è la forma fattoriale di 45? È 3 alla seconda per 5. Facciamone un altro. Facciamo per esempio il 12. Scomponiamo in fattori primi il 12. Il 12 è divisibile per 2? Sì, perché termina con cifra pari. Il 2 nel 12 ci sta? Prendo, ci sta 6 volte. Prendo il 12 intero. 2 per 6, 12. Ora, il 6 è ancora divisibile per 2? Sì, perché è una cifra pari. Il 2 nel 6 ci sta 3 volte. 2 per 3, sì. Il 3 è ancora divisibile per 2? No, perché il 3 è una cifra dispari. Il 3 è anche un numero primo, è divisibile solo per 3 e ci sta una volta. 12 uguale 2 alla seconda per 3. Come vedete, non è difficile. Ora, facciamolo tutti insieme. Facciamo la scomposizione in fattori primi di 44. Ora voi mettete in pausa il video. E poi lo risolviamo. Allora, il 44 è divisibile per 2? Sì, perché termina con cifra pari. È divisibile per 2, il 2 nel 4 ci sta 2 volte senza resto, il 2 nel 4 ci sta 2 volte senza resto. Il 22 è divisibile per 2? Sì, perché termina con cifra pari. Scrivo il 2 nel 2 ci sta una volta, il 2 nel 2 ci sta una volta. 11 è divisibile per 2? No, perché termina con cifre dispari. È divisibile per 3? No, perché 1 più 1 fa 2, non è multiplo di 3. È divisibile per 4? No, scusate, per 5? No, perché non termina né con 0 né con 5. Però mi accorgo che 11 è un numero primo, quindi è divisibile solo per se stesso e per l'unità. Quindi 44 uguale 2 alla seconda per 11. Proviamo a farne un altro. Come prima, scriviamo subito il numero, vediamo se qual è la forma fattoriale di 75. Ora voi mettete in pausa, risolvete l'esercizio da soli in autonomia e poi controllate se avete risolto l'esercizio in modo corretto mandando in avanti il video. Mettete in pausa e ora io procedo. Allora, 75 non è divisibile per 2 perché termina con cifre dispari. Vediamo se è divisibile per 3. 7 più 5, 7 e 3, 10 e 2, 12. 12 è divisibile per 3? Sì, quindi è divisibile per 3. Il 3 nel 7 ci sta 2 volte con resto di 1. Il 3 nel 15 ci sta 5 volte. 25 è ancora divisibile per 3? 5 più 2, 7. 7 non è nella tabellina del 3. Andiamo avanti. 25 è divisibile per 5?
Sì, perché termina con, con 5. Vi ricordo che un numero è divisibile per 5 se termina con 5 o con 0. Quindi è divisibile per 5. Il 5 nel 25 ci sta 5 volte. 5 per 5 è 25. 5 è divisibile solo per 5 perché è numero primo e ci sta una volta. 75 uguale 3 per 5 alla seconda. Proviamo a farne un altro. Abbiamo un po' di spazio e vediamo che qual è la forma fattoriale di 80. 80 uguale. Come al solito, mettete in pausa il video, risolvete in autonomia e solo dopo rimandate avanti il video per vedere se avete fatto corretto. Pausa. E io procedo. Allora, 80 è divisibile per 2 perché termina con 0. Il 2 nell'8 ci sta 4 volte senza resto. Il 2 nello 0 ci sta 0 volte. 40 è divisibile per 2 perché termina con 0. Il 2 nel 4 ci sta 2 volte senza resto. Il 2 nello 0 ci sta 0 volte. 20 è divisibile per 2. Il 2 nel 20 ci sta. Il 2 nel 2 ci sta una volta. Il 2 nel 0, 0 volte. 10 divisibile per 2. Il 2 nel 10 ci sta 5 volte. Il 5 divisibile per 5 ci sta una volta. Quindi la forma fattoriale di 80 è 2 alla quarta per 5.